Un minuto con Padre Pio dal convento di Sant'Anna, dalla chiesa di Sant'Anna, i frati minori cappuccini che videro la presenza di Padre Pio proprio qui nel 1916 per diversi mesi fino al 4 di settembre. E questa chiesa conserva un ricordo straordinario della presenza di Padre Pio. Ve lo racconteremo proprio tra qualche giorno, in questo mese dedicato a Maria. Ma oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde l'8 maggio del 1917. Padre Pio non è a San Giovanni Rotondo, si trovava nella vicina Rignano Garganico. Da più tempo c'era lì un prete molto amico di Padre Pio che chiedeva la sua presenza a Rignano. Si trattava di Don Pietro Ricci, che frequentava il convento di Santa Maria delle Grazie, sacerdote, parroco di Rignano Garganico. Era un prete buono, sincero, amico dei frati minori cappuccini e soprattutto di Padre Pio, il quale aveva la stessa considerazione e la stessa stima che riservava ai santi del cielo, ma gli voleva soprattutto molto bene. E in queste due giornate Padre Pio le trascorse proprio a Rignano Garganico. Perché oggi vogliamo parlarvi di questa piccola gita che fece Padre Pio a Rignano, proprio perché dopo la morte di Don Pietro, che è avvenuta nel 1920, casa sua è rimasta chiusa, non è stata riaperta fino a quando non è morto anche Padre Pio, e all'interno della sua scrivania sono state ritrovate tutte queste lettere che aveva ricevuto da Padre Pio, ma in modo particolare è stato ritrovato anche un interessante scritto, uno scritto che lui fece firmare a Padre Pio. Beh, di che cosa si trattava? Don Pietro credeva fermamente in Dio e voleva andare a tutti i costi in paradiso. Per questo chiedeva spesso a Padre Pio di essere assistito da lui in punto di morte, in modo che per lui fosse il più possibile agevole questo passaggio nell'aldilà. E Padre Pio più volte, verbalmente, gli garantì che lo avrebbe assistito come un fratello proprio in quel momento cruciale. Il buon prete non riusciva a togliersi di dosso questa grande paura che incute proprio in quel passaggio dalla terra al cielo, per cui un giorno del mese di luglio mise per iscritto la promessa verbale di Padre Pio, perché lo controfirmasse sia per tranquillizzare se stesso che per vincolare Padre Pio a un vero e proprio patto quasi legale con lui. E su quel foglio Padre Pio scrisse di suo pugno: accetto la suddetta promessa e spero con l'aiuto di Dio di mantenerla.